Quando vede questi giorni la movida si spaventa un po'? Non è il verbo che utilizzerei. Nel caso mio mi inquieto. Il professor Menichetti, primario di malattia infettiva a Pisa, nonché della bolla Covid di Cisanello, è inquietato appunto dalle immagini della movida che si registrano un po' in tutte le città italiane. Non è necessaria, dice ai microfoni. Che bisogna ripartire da un livello diverso, ma si è semplicemente pensato di poter tornare alla situazione quo ante, cioè a ricominciare a fare quello che si era fatto fino a prima. E questo è un errore concettuale, madornale. Vuol dire che non si è servita a nulla dal punto di vista della crescita. A Perugia, la mia città, si prendono a cazzotti, insomma c'è robe da... E Menichetti comunque dà speranze sul virus. Che è il seguente, intercettiamo dei positivi asintomatici che vengono in ospedale per altre patologie, malati oncologici, malati cardiologici, malati con malattie croniche, che accidentalmente sono positivi al tampone, ma il Covid non ce l'hanno, ci hanno solo l'infezione da SARS-CoV-2. Se questa è una tendenza persistente, Deo gracias. No? Se invece cambierà, saremo pronti con l'arsenale del plasma iperimmune, per esempio, e con altre